Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buonasera e ben ritrovati al Prima TG Flash. Andiamo subito con la notizia più importante di oggi, la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati con i loro due pescherecci da oltre 100 giorni in Libia. Sono stati liberati questa mattina propiziando la visita del Premier Conte e del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che erano appunto volati stamattina per il passo decisivo che ne ha dato la libertà. Mazara del Vallo sono lacrime di felicità da questa mattina, da quando è arrivata la notizia. I familiari erano radunati per ritornare in autobus a Roma per continuare la loro protesta sotto Palazzo Montecitorio, con la promessa che avrebbero passato il Natale nella capitale finché i pescatori non venissero liberati. E ora invece annunciano per noi oggi è già Natale, finalmente potremo riabbracciarli, aspettiamo adesso di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ma presto lo faranno, quando torneranno faremo una grande festa. E a proposito di feste, l'Italia dovrebbe essere zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il paese in sicurezza, e questo è ciò che ipotizza il ministro Speranza durante l'incontro con le regioni, specificando che dopo che si è attuata la zona rossa nello scorso mese c'è stato subito un brusco calo dei contagi, mentre le regioni che sono sempre state gialle hanno subito un abbassamento della curva decisamente più dilatato nel tempo. Anche il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia condivide la linea di pensiero di Speranza: troppo pericoloso tenere aperti nelle festività natalizie. Ma se da un lato il governo sembra essere coeso sulla decisione, i rappresentanti delle regioni hanno pareri discordanti, il Zaia, il governatore del Veneto, si è detto d'accordo a misure più restrittive nel periodo natalizio, invece Toti, il presidente della regione Liguria, tuona: perché devo imporre la zona rossa ai liguri, dove c'è un RT sotto lo 0,7. La conferenza Stato-Regione ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, e nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa. Stesso il commissario invierà alle regioni una sorta di libretto delle istruzioni per il vaccino e entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle regioni, e questo perché è stato stimato che non si vaccinerà il 100% del personale sanitario previsto. La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime oltre 1.800.000 dosi di vaccino anti-Covid che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle regioni. Annuncia il Domenico Arturo, il commissario straordinario Domenico Arturo. Dopo il Vaccin Day europeo, prima della fine dell'anno, con vaccinazioni simboliche in diversi paesi, verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa destinata alle categorie che il governo e il Parlamento hanno subito stabilito essere prioritarie: operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani. I primi italiani saranno vaccinati contro il coronavirus già subito dopo Natale, prima dell'inizio del 2021, se l'EMA nella riunione in programma il 21 dicembre darà il via libera al farmaco della Pfizer. L'incremento dei controlli per rispetto alla normativa anti-Covid sarà deciso nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi nel pomeriggio in prefettura a Napoli sotto la presidenza del prefetto Marco Valentini. La decisione rientra nella pianificazione approvata nella riunione del Comitato del 2 dicembre scorso su specifici e mirati controlli in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade e sui mezzi pubblici. Tra le decisioni adottate c'è la sensibilizzazione dei sindaci dell'area metropolitana affinché valutino la disciplina del traffico pedonale nelle aree di maggiore affluenza, nonché assicurino adeguati controlli attraverso le polizie locali sul rispetto delle misure e dei distanziamenti previsti negli esercizi e nei centri commerciali. Nel prossimo fine settimana saranno impiegate complessivamente a Napoli circa 1.300 unità di personale, con un incremento di almeno 200 unità rispetto al contingente impiegato ordinariamente
permanente, oltre ai militari delle forze armate dell'operazione Strade Sicure. I rinforzi verranno utilizzati per l'intero periodo della festività natalizia e inoltre si sta anche valutando d'intesa con il Comune di Napoli la possibilità di disporre con modalità e tempistiche da definire nella giornata del 24 dicembre la chiusura di esercizi commerciali come bar e ristoranti, anche per quanto riguarda l'asporto di bevande e generi alimentari e il loro consumo all'aperto. Sono 131 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Caserta, a fronte di 2.271 tamponi effettuati, con una percentuale di positività ai test che scende al 5,76%, quasi 2,5 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. I guariti segnati dal bollettino dell'ASL di Caserta sono 638, ma rimangono alti i decessi, sono 6 nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia nella provincia di Caserta a 351. Le città con il maggior numero di altamente positivi sono Aversa con 473, Marcianise con 462 positivi attuali, Caserta con 358, Santa Maria Capua Vetere con 218 e San Felice a Cancello con 209. A Castelvolturno i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un cittadino 41enne senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è ritenuto responsabile di tentato omicidio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, violazione di sigilli, invasione di terreni ed edifici e il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nella serata di ieri i militari dell'arma sono intervenuti presso un'abitazione privata già sottoposta a sequestro penale per invasione arbitraria da parte del predetto, dove il medesimo aveva rimosso i relativi sigilli e occupato nuovamente in modo abusivo l'immobile. Nella circostanza il 41enne, dopo essersi rifiutato di abbandonare l'abitazione al fine di eludere il controllo, ha aggredito i carabinieri aggredendoli, pensate un po', con un'ascia. È stata avviata l'installazione della nuova segnaletica turistica al centro di Caserta, un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città a partire dai siti UNESCO, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. La segnaletica del piano di comunicazione turistica si presenta omogenea e parte dai principali beni monumentali come la Reggia, il Belvedere di San Leucio e Caserta Vecchia, fino ad arrivare a luoghi più nascosti ma altrettanto significativi e suggestivi come la chiesa di San Rufo Martire a Pinimonte di Casolla e l'abbazia di San Pietro a Montes. Non solo segnali statali, ma anche tabelle descrittive che accompagneranno il turista in veri e propri itinerari alla scoperta della città, percorsi che presto verranno supportati anche da un'app per smartphone che si chiamerà Caserta Tour, con la quale si potrà accedere a una piattaforma multimediale dedicata, plurilingue ed accessibile da QR code, grazie a quale i visitatori potranno ottenere numerose informazioni aggiuntive sui siti di interesse. Un grande Napoli esce sconfitto ieri sera a San Siro contro l'Inter, un primo tempo amaro di emozioni, la partita è stata imposta in maniera encomiabile tatticamente dai due tecnici Conte e Gattuso, gli azzurri hanno provato a fare la partita ma nella prima fazione hanno faticato a rendersi pericolosi, il secondo tempo invece completamente diverso, i ritmi si sono notevolmente alzati e i partenopei hanno sfiorato più volte il gol, trovandosi di fronte un Handanovic versione Superman. Al minuto 70 c'è stata la svolta del match, Ospina a terra in aria Darmian, per Massa nessun dubbio, rigore giallo ad Ospina, ma Insigne va a dire qualcosa all'arbitro e viene espulso. Lukaku realizza il rigore e porta avanti l'Inter. Nel finale il forcing del Napoli non produce i suoi frutti, nonostante un Politano in grande sfolvero e il palo di Petagna alla fine. Termina 1-0, Inter seconda, meno 1 dal Milan, che ha pareggiato fuori casa contro il Genoa. Gattuso, il mister del Napoli, era furioso ai microfoni di Sky dopo la partita, ha detto Insigne è stato mandato via per alcune frasi rispettose nei confronti di Massa, un direttore di gara come lui non può essere così permaloso, un rigore dubbio che può causare questa reazione, ci vuole maggiore tatto, non si può cacciare via un capitano così, in Inghilterra non sarebbe mai successo, so perfettamente quanto sia duro fare l'arbitro, ma ci vorrebbe maggiore comprensione da parte di tutti, rimane una grande prestazione quella del Napoli, mi tengo la reazione, la prova, grande a livello tattico, il primo tempo è stato varo di emozioni perché tatticamente le due squadre si sono equivalse, nel secondo sono cambiate le cose e meritavamo di vincere. E questa è l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione di Teleprima continua alle ore 21, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.
Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.